Ameria Radio presenta la musica di Ameria Radio, a cura di Maria Teresa Ferrante. Buonasera e benvenuti alla musica di Ameria Radio. Questa sera in programma concerti grossi. Ma che cos'è un concerto grosso? Ne abbiamo le prime testimonianze con il compositore tedesco Giorgio Muffat nel 1682, dopo aver presenziato ad un concerto romano. E quindi scrisse: «Ho ascoltato con gran piacere e meraviglia un'eccellente produzione di concerti dell'abilissimo signor Arcangelo Corelli, ben eseguiti con gran numero di strumenti». A quei tempi il concerto grosso era una composizione nuova, sperimentata da pochi compositori, e ne abbiamo conoscenza dall'inizio della seconda metà del Seicento. Ma dal punto di vista formale, quali sono le caratteristiche del concerto grosso? Il concerto grosso mostra aspetti simili, analoghi a quelli delle sonate, cioè la presenza del genere da chiesa e da camera e la successione di sezioni accoppiate secondo il criterio dell'alternanza adagio veloce. Dal punto di vista strutturale possiede però un assetto particolare, peculiare. L'organico strumentale è suddiviso in due sezioni di diversa consistenza. E il primo è formato da un piccolo gruppo di strumenti ad arco, analoghi a quelli della sonata, a tre, e l'altra formata dal complesso degli strumenti ad arco in uso nell'epoca, e quindi violini, viole, violoncelli e talvolta il contrabbasso, oltre allo strumento a tastiera necessario a realizzare il basso continuo. Questa alternanza è creata dal concertino, quindi il piccolo gruppo di strumenti, e dal tutti, che è l'organico orchestrale al completo. Questo per creare questi spessori sonori, che sono appunto un'altra caratteristica del concerto grosso. Questi spessori tra piano e forte, possiamo quindi paragonarli con i pieni e i vuoti di quella che è l'architettura barocca. Iniziamo subito il nostro ascolto con la sonata di Alessandro Scarlatti nel concerto in La minore. I movimenti sono allegro, largo, fuga, piano, allegro. L'ensemble Arts Rediviva, direttore Milan Munklinger. Thank you.
abbiamo ascoltato di Alessandro Scarlatti il concerto in La minore. Ora ascolteremo il concerto grosso, opera 3 numero 2 in Sol minore di Francesco Geminiani, nei movimenti largo staccato, adagio, allegro. L'orchestra Boguslav Martinu, direttore Jiří Tesík. Thank you.
Abbiamo ascoltato di Francesco Gimignani il Concerto Grosso, opera 3, numero 2 in sol minore. Ora ascolteremo di Benedetto Marcello il Concerto Grosso, opera 1, numero 4 in fa maggiore, nei movimenti largo, presto vivace, adagio, prestissimo. L'orchestra è la Bohuslav Martinu, direttore Giri Tesic. Thank you.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il concerto grosso, opera 1, numero 4 in fa maggiore di Benedetto Marcello. Ora ascolteremo di Francesco Manfredini il concerto grosso, opera 3, numero 9 in re maggiore, nei movimenti Adagio presto, Largo, Allegro. L'orchestra da camera Janacek, direttore Zdeněk Dejmek. Thank you.
Ascoltato di Francesco Manfredini il concerto grosso opera 3 numero 9 in re maggiore. Ora ascoltiamo l'ultimo concerto grosso di Arcangelo Corelli. È il concerto grosso opera 6 numero 3 in do minore nei movimenti largo, allegro, grave, vivace, allegro. Orchestra da camera Janacek. Direttore Zdeněk Dejmek.
Radio ha presentato la musica di Ameria Radio a cura di Maria Teresa Ferrante.